dice che sono per me. Per me. Deve trattarsi di un errore. Io non aspettavo Rose stamattina. Devono aver confuso il nome. Io mi chiamo Jürgen. È un nome molto comune a Berlino. È molto facile confondersi. Una domenica di maggio, durante la passeggiata, lo incontrammo. Ruben fu cortese con tutti, come al solito. Non avevo paura che il nostro segreto venisse svelato. Il ricatto non gli apparteneva. Devo darti una cosa. Mi misi in mano la pagina di un giornale, una pagina del Foltiscia Beobachter, ripiegata, stropicciata, piccolissima, un bigliettino. Saluto tutti, confermando a mia madre l'appuntamento del venerdì. Inforcò la sua bicicletta e scomparve in una pedalata profumata. Ruben non venne quel venerdì, naturalmente. Ruben non venne più. Incessante processione, sarete trascinati nei campi di sterminio, uno a uno sarete cancellati. Ai vecchi e agli infermi ordinerò che si spari subito un colpo alla nuca, a freddo, davanti a tutti. Perché sia chiaro chi è che comanda. Ci sono migliaia di pezzi di denti sulla neve a Sachsenhausen. Solo soprattutto di quelli che sono stati sostituiti dai capò, perché i capò spesso cambiano gusto,
E così, quando si sono stancati del tuo corpo, se ne cercano un altro, magari nuovo, magari più giovane, magari soltanto diverso. Violentare un uomo non è permesso dalla legge. Lo sanno bene. È una bastonata in faccia sufficiente per rimettere in pace le loro coscienze. Per non violare più la legge. Violentare un uomo li fa sentire potenti. Bastonarlo dopo averlo stuprato ancora di più. Violentare un uomo fa sentire potente chiunque. La vocazione della puttana si impara presto in un campo di sterminio. Se si vuole vivere, vivere in un deserto è meglio che morire in un giardino. Così sono stato rilasciato, sono di nuovo a casa. Dopo un centinaio di pompini fatti al capò, dopo una ventina di stupri subiti, dopo tutto, anche un triangolo rosa può tornare a casa. Basta saper succhiare. Basta saper dire solo sì. Basta voler vivere. Dimenticando che esistono le rose. Il fattorino dice che sono per te. Noi diremo che sono per Libet. Libet avrà un ammiratore. Qualcuno che l'ha vista la domenica, durante la passeggiata. Nessuno sospetterà. Nessuno potrà immaginare. Abbandona questo silenzio, Jurgen. Guardami. Guardami, Jurgen! Si chiamava Manfred. Il fornaio dagli occhi verdi che mi penetravano forti come carezze. Ero giovane e pulita e arsa di desiderio cedevo ai suoi assalti. Avrei voluto sposarlo. Avrei voluto essere la madre dei figli del fornaio. Avrei voluto vestirmi sempre di bianco e profumare di pane. Per te. Non lo trovi magnifico. Ricevere in dono una rosa. Helmut mi ha regalato tantissime rose. Ogni giorno ne lasciava una tra i cespugli, vicino al cancello. Io correvo. Correvo in fondo al giardino, attento ad ogni rumore, come un ladro dietro la siepe. E la regalavo come un amante. Tu mi hai denunciato, mamma. Per farti guarire. Tanti fiori in questo giorno lieto.
e vivremo in un campo di sterminio, immenso come il mondo, incapaci di pronunciare il nostro stesso nome. Nel deserto non ti vanno le caramelle. Nel deserto non ci sono da avanzare. Nel deserto sterminato non c'è niente.